Prato Rosso è il titolo dell'opera, datata 1986 e donata al comune di Matera dall'artista bernaldese Salvatore Sebaste. Pittore, scultore e incisore, Sebaste è un artista molto noto nel panorama nazionale dopo i suoi studi a Metaponto, Bologna e Milano. A Bernalda dal 1966 il suo laboratorio calcografico è punto di incontro e di animazione culturale di artisti contemporanei. Dal 1975 al 1977 è stato presidente del circolo culturale La Scaletta di Matera, dove ha fondato con altri amici artisti la scuola libera di grafica. Dal 1956 ad oggi ha realizzato numerose importanti rassegne personali e collettive in Italia e all'estero. Dunque un gesto, quello di Sebastio, che vuole evidenziare l'intenso legame con il territorio materano. I dettagli di questa sua donazione sono stati illustrati nella Sala Mandela del municipio della città di Sassi. Io mi sono ispirato al giudizio universale, che non sono altro delle nuvole. Michelangelo si è ispirato al movimento delle nuvole, queste nuvole che danno origine a delle forme continue che si muovono creando movimento. Questo è appunto questo. Io l'ho immaginato stando disteso su un prato di papaveri, guardando il cielo, ho visto. Mi sono ricordate delle nuvole che ha guardato Michelangelo. L'abbiamo allestita qui, l'abbiamo collocata nella Sala Mandela proprio perché sarà a disposizione di tutta la città. Qui ci sono commissioni, ma anche matrimoni, eventi. L'idea di poter avere una sua opera a disposizione di tutta la collettività è la giusta, come dire, risposta a quest'atto di generosità.